subito una cosa, sono veramente felice di vedervi. Veramente è un giorno importantissimo questo, no? È una ripresa, una rinascita. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, racconti per ricominciare. Un'idea che è nata durante il lockdown del 2020. Abbiamo pensato come partire immediatamente e ci siamo riusciti. Una cosa semplicissima, però forse è l'unica cosa che si poteva fare in quel momento, cioè brevi racconti interpretati da singoli attori in dei luoghi bellissimi, meravigliosi. L'anno scorso è stato un successo davvero. Su quell'onda noi abbiamo raccolto le energie, le economie, la voglia in quest'anno così spaventoso che abbiamo tutti insieme vissuto. Abbiamo pensato che ci faceva piacere ritrovarci. Abbiamo cose nuove, partner nuovi, amicizie nuovi. La seconda volta viene dopo la prima e prepara la terza. C'è qualcuno che dice la digressione allunga la vita. Lo fa per questo, perché le notizie fredde, la cronaca di cui siamo vittime in tutti i sensi in questi giorni, accorciano la vita. A noi servono le parole per allungare la vita. Ed allora questo racconti per ricominciare è il tentativo di ripristinare il valore profondo delle parole. Questo dei racconti per ricominciare è un'offerta di un nuovo vocabolario. Vogliamo contraddire profondamente e convintamente con l'odi e dire: noi vi invitiamo al teatro dei burattini, ma l'abbecedario ve lo regaliamo.